Ciao, sono Paolo e vengo da Taranto perché non importava chi stesse parlando in quel momento, un maschio, una femmina, una persona del sud, una persona del nord, una persona che mi stava più o meno simpatica, comunque la classe è riuscita ad applaudire dopo ciascuna persona che ha parlato, a comportarsi in maniera solidale, a dire non ti preoccupare, va tutto bene, forza, ce la puoi fare, sei stata bravissima, sei stata fantastica, hai spaccato tutto. Sono Elisabetta e vengo da Sansepolcro, un paese in provincia di Arezzo. Tutto il confronto con ragazzi di tante parti d'Italia, paradossalmente, mi ha fatto conoscere l'Italia tutta intera e mi ha fatto amare ancora di più il posto da dove vengo. Ciao, sono Roberta e vengo da Conversano, un paesino in provincia di Bari. Quest'anno sto frequentando il quarto anno liceale d'eccellenza a Rondine, che è un piccolo borgo vicino ad Arezzo. La mission di Rondine è quella di riuscire a far vedere la persona nell'altro. Sono Corrado, vengo da Alghero, in Sardegna. Una cosa di cui vorrei parlarvi è il nostro rapporto con lo studentato internazionale. Vedere insieme 50 persone o più, provenienti da paesi diversi, in teoria in conflitto fra loro, quindi conoscendo la loro storia, quello che c'era dietro. Mi chiamo Daniele Tappa e vengo da Rovereto. Però dentro l'Unione Europea, dentro le istituzioni, abbiamo sentito sempre le idee che tra l'Europa e Rondine ricordano sempre la stessa cosa, che noi esseri umani abbiamo dei diritti e che come uomini abbiamo dei doveri. Che per un ragazzo del quarto anno è molto difficile entrare in contatto con varie etnie, con vari popoli, ma a Rondine ti danno la possibilità di farlo e soprattutto ti danno la possibilità di discutere in una maniera sincera, libera. È per questo che io considero Arstrum Pivasian una sorta di mio fratellone maggiore. Quindi salve, sono Arstrum Pivasian, vengo dall'Armenia, sono uno di studenti di studentato internazionale a Rondine. E in questo anno abbiamo realizzato non solo il nostro sogno, ma anche noi abbiamo non solo insegnato, ma anche abbiamo imparato tante cose da loro. Era un bel anno che abbiamo avuto insieme. Quindi.